Lo si sapeva che Berlusconi, tornato al governo, si sarebbe di nuovo fatto gli affari suoi. E mi ricordo, si dice, quando ha vinto le elezioni, c'era la gara sui giornali a fare finta di non capire. E dicevano, beh, stavolta è molto cambiato, è un'altra persona, proprio ormai ha risolto i suoi problemi, questa volta punta al Quirinale, è uno statista. Io ho una cartellina intitolata Lo Statista, e dentro ci sono gli articoli di tutti questi imbecilli, no? Che sono quelli che sono i alti politologi, i quali avevano pensato, o almeno scrivevano, ed erano pezzi seri, non satirici, perché io capisco che uno per satira lo chiami Lo Statista, ma erano proprio convinti, non scherzavano. Il bello è che il PD, dopo aver preso quella po' di batosta alle elezioni, c'era cascato. Tant'è che si disse, bene, vabbè, adesso pazienza, insomma ha vinto lui, ma anche noi siamo andati benino, per arrivare al 51% gli mancavano 15 punti al centro-sinistra, però dicevano di essere andati benino, dissero abbiamo conservato i nostri voti, sì, ma non esiste più la sinistra da una parte, così, cose di poco conto. Tant'è che adesso stanno discutendo, dice scarichiamo anche Di Pietro, così restiamo soli col nostro 20% preso in Abruzzo e ci manca solo quel 31% per arrivare al 51%, però meglio soli, che male a Copa, intanto l'altro in barca, fascisti, nazisti, marziani, di tutto, no? Uomini con tre occhi, con sei dita. Quelli fanno i puristi, no? Cioè Di Pietro non va bene, quell'altro mandano via tutti proprio, vogliono rimanere soli proprio. Proprio quando rimani proprio da solo, che te ne vai, spegni la luce, chiudi la porta, no? Questo è il sogno della loro vita. Dicevano, beh, insomma, le elezioni non sono andate male, c'è un buon inizio. E il ragazzo si applica, no? Queste cose qua, studia e si dialoga, no? È una fase costituente, si dialoga, Lo Statista, le grandi riforme. Lui piazza subito la legge salva rete qua. Prima legge, stavolta, per cambiare un po', invece che sulla giustizia, sulla TV, no? Due ne può, ne ha di temi lui. Giustizia o TV, no? Una volta parte con la giustizia, una volta con la TV, così tanto per seconda che si svegli col piede destro o col piede sinistro. Stavolta si era svegliato col piede della TV, salva Rete 4. Dopodiché, anche lui è sapete che c'è sempre questo stuolo di consiglieri servi che lo attorniano, alcuni dei quali puntano all'inciuccio, non perché siano inclini al dialogo, ma perché sanno che l'unico che ci guadagna dal dialogo è sempre lui, quindi gli suggeriscono il dialogo per il suo bene, ovviamente, mica per il bene del paese, per il bene di Mediaset, perché se l'opposizione attacca Berlusconi e Mediaset, il titolo di Mediaset cade, se invece tutti elogiano Mediaset, o magari, non so, un D'Alema va a incontrare il Gabibbo alla vigilia della campagna elettorale per rassicurare che non verranno toccate le televisioni, Mediaset va su, quindi il dialogo fa bene al titolo azionario di Mediaset. Quindi uno che è molto attento a queste cose, Gianni Letta, quello che anche a sinistra scambiano per uno statista soltanto perché non mangia con le mani e non scorreggia in pubblico, e che in realtà è il peggiore personaggio che si possa immaginare, perché è un uomo dell'azienda infiltrato nelle istituzioni. Gianni Letta gli ha consigliato, dice vabbè, ma se partiamo subito con la salva Rete 4 lo capisce persino Veltroni che non sei diventato uno statista, facciamolo un po' più da furbi, salva Rete 4 la facciamo passare a Ferragosto o a Capodanno quando loro sono a Malindi a festeggiare con Briatore e la Melandri, ma mentre ci vedono facciamo qualcosa di un po' meno sporco. E allora sono passati alla blocca processi. La blocca processi, che secondo me, se uno avesse un po' di memoria storica, dovrebbe fare giustizia di tutto il chiacchiericcio che stiamo vedendo in questi giorni sulla riforma della giustizia. Ma vi pare che ci si può sedere al tavolo con uno che appena va al governo in un paese dove i processi sono bloccati? La prima cosa che fa è una legge che si chiama blocca processi. Cioè, soltanto un deficiente
in un paese dove i processi sono bloccati, blocca i processi. Primo, perché non c'è bisogno di bloccarli, sono già bloccati. Secondo, perché una roba che dovresti fare è sblocca processi, semmai. Invece lui li blocca, dice ancora di più, sì ancora di più, perché il suo, per quanto lento, non andava abbastanza a rilento quanto lui si aspettava.